Finzione o realtà? Allora, il governo c'è e vi devo subito fare una prima banale considerazione di un conservatore reazionario. Insomma, quando vedi tutti quanti i ministri che sono vestiti tutti per benino, con il loro completino comprato ad hoc per andare al Quirinale, e vedi quei tappeti rossi, e vedi il presidente Mattarella, e vedi quelle penne con cui firmare, Conte si è portato la Mont Blanc da casa e non ha usato invece la penna del Quirinale, quando vedi che sono tutti emozionati, quando vedi i genitori dei ministri che sono là quasi piangendo, quando vedi persino l'auto blu con le bandierine assegnata al presidente del Consiglio rivoluzionario, eletto da leghisti e da quelli che volevano aprire come una scatola di tonno il Parlamento, e quando vedi poi la campanella, e quando vedi i camerieri in polpe, anzi no, si chiamano commessi, e quando vedi i segretari, gli addetti stampa, e lo stemma della Repubblica, e il pennacchio, e quando vedi quella musica celestiale, cioè l'inno d'Italia, e tutti in piedi, addirittura Conte si è un po' inginocchiato e non era l'inno d'Italia, quando vedi le guide rosse, quando vedi queste liturgie, beh, dici, insomma, la democrazia è anche questa roba qua, e questi rivoluzionari quando entrano nel palazzo dopo pochi mesi torneranno tutti quanti, come possiamo dire, conservatori come il sottoscritto. E poi però c'è Repubblica.it, caso Fontana contro gay e immigrati, simpatie per nazi fascisti, centinaio un altro ministro, gli insulti razzisti del ministro dell'agricoltura, 30 che sarebbe il ministro della difesa, l'ombra del reclutamento dei mercenari in Libia, e all'economia va Tria, professore nemico di Berlino, e poi scopriamo che Savona avrebbe truccato gli appalti e i conti di Impregilo. Insomma, la stampa fa il suo mestiere, bellezza, e il Parlamento e le istituzioni il loro, cioè quello di istituzionalizzare anche i rivoluzionari. E da ora in poi, duri a schiena dritta con il governo più fico del mondo. Io già lo dico, servo sono e servo rimango. Di chi? Ovviamente di Salvini e di Di Maio.